Signori, buongiorno e buon martedì a tutti. Spero abbiate dormito bene, spero che il vostro risveglio sia stato buono e che la mattina sia andata, insomma, liscia quanto più possibile. Oggi è martedì e vigilia di partita. Domani sera amarassi con il Genoa ed è il giorno dopo della live, insomma, appuntamento ormai immancabile che sta diventando sempre più show oltre che approfondimento calcistico, grazie soprattutto alla simpatia dei protagonisti della compagnia della live. Oggi è una giornata un po' interlocutoria, i nerazzurri non c'entrano nulla in questo senso, ma è una giornata dove ci sono un po' di notizie che cercheremo di mettere insieme per cercare di fare un discorso unico, partendo dalla nomina di Paolo Maldini come miglior terzino sinistro secondo France Football in quello che è stato denominato il Dream Team del Pallone d'Oro, uno di quei one gana premi e classifiche che non vogliono dire assolutamente nulla, perché se tu metti nella difesa 3 Cafu insieme a Beckenbauer e Maldini qualcosa non va, poi Pelé è alla destra, insomma, vabbè, lasciamo perdere queste cose. Sappiamo benissimo che Maldini è stato il più grande terzino sinistro della storia, non c'era bisogno di France Football a dircelo. In ogni caso, ripeto, sono classifiche che lasciano il tempo che trovano, anche perché lasciano fuori un sacco di gente, e quindi nel momento in cui tu in questa classifica non metti, non lo so, dico Johan Cruyff, voglio capire, probabilmente la meritocrazia naturalmente si rifà a quello che è la vittoria di una Coppa del Mondo, penso a Cafu, penso a Beckenbauer, penso a Messi, Pelé, Mateus, però ad esempio Paolo Maldini in nazionale non ha mai vinto nulla, quindi o cerchiamo di trovare un parametro uniforme, altrimenti è inutile farlo, perché in 11 non ci stanno i migliori giocatori della storia. Comunque, in ogni caso, siamo contenti, perché quando si ricordano le gesta del nostro direttore tecnico in ambito calcistico, su un campo di calcio va sempre bene, così come il premio che ha ricevuto Pioli dalla Gazzetta dello Sport come miglior allenatore dell'anno è un riconoscimento importante per un allenatore che ha sì, e questo non dobbiamo dimenticarlo, ma insomma sempre in maniera affettuosa, naturalmente commesso qualche errorino nella partita di domenica, ma che in ogni caso resta uno dei protagonisti di questa rinascita del Milan, una rinascita che passa inevitabilmente attraverso le gesta di Zlatan Ibrahimovic, che insomma la Gazzetta dello Sport ha fatto la solita intervista da maschio alfa, entro io, cambio le cose, mi alleno sotto la neve, insomma sapete, tutte quelle cose non particolarmente originali e nemmeno particolarmente interessanti. Secondo me lo sappiamo che è un grande campione, lo sappiamo che è un giocatore di grande personalità, che è un grande condottiero, e insomma quindi non c'è bisogno di ribadirlo ad ogni intervista, ma evidentemente un po', diciamo, lo stile deve essere quello anche da parte di chi fa le domande, perché evidentemente alla gente piace leggere di queste cose. Ibra che sottolinea come il Milan debba credere allo scudetto, Pioli fa un po' il pompiere, diciamo che lo fa a fasi alterne, in qualche momento sembra volerci raccontare anche lui la storia di un Milan competitivo per il titolo, in altri momenti ci racconta invece di come l'importante sia tornare in Champions League, che ricordiamolo sempre è l'obiettivo principale di questa stagione per il Milan, e in ogni caso si fa un po' la conta di quelli che potranno essere i giocatori disponibili per i prossimi due impegni, perché ieri è uscita la notizia di una probabile assenza una sicura assenza di Ibra e Kier domani, ma forse anche col Sassuolo, non sappiamo se saranno disponibili, e questa cosa naturalmente getta un po' di sconforto, nel senso che non è la prima volta, diciamo, che al Milan gli infortuni che dovevano essere di 15 giorni diventano poi di un mese, ma in ogni caso, data un po' l'età di Ibra, dato il fatto che è meglio preservarlo, perché fino adesso abbiamo potuto fare a meno di lui in un certo senso, ecco che per domani sera potrebbe secondo me bastare anche la formazione che abbiamo visto domenica, che secondo me verrà riproposta con qualche variante, tipo Sané Meker titolare, rientrerà dopo aver saltato la gara con il Parma, e quindi probabilmente rivedremo, non lo so, forse un Leao a sinistra dal primo minuto, non lo so, comunque Çalhanoğlu e Sané Meker sotto Rebic, e poi a sinistra l'incognita, qualcuno giocherà, staremo a vedere un po' domani. In ogni caso, getta un po' di ombre sulle prossime due partite, forse sulle prossime tre, che sono tre partite difficili: domani sera a Genova, difficoltà discreta, poi domenica col Sassuolo difficoltà alta, e mercoledì prossimo con la Lazio difficoltà molto alta. Quindi
sarà importante capire le condizioni, perché abbiamo tanti giocatori fuori. Benasser starà fuori 3 settimane, come previsto ci si rivede l'anno prossimo, Gabbia starà fuori 1 mese, ci si rivede l'anno prossimo, in attesa di capire quali potranno essere le manovre di mercato, perché ieri si parlava ancora di Simacano, Kabak, budget per difensore 20 milioni. Io mi sento un attimino di poter essere cauto di fronte ad affermazioni del genere. Non lo so quanto si potrà spendere, non lo so qual è la situazione anche dei giocatori in uscita, perché come ci siamo sempre detti, prima di comprare un altro centrale, visto che adesso abbiamo anche in un certo senso scoperto quello che potrà essere una validissima alternativa, cioè Kalulu, bisognerà fare ben di conto, perché Musacchio è da capire la sua situazione, ma ormai è evidente che sia fuori da qualsiasi progetto. Duarte mi pare che non goda della fiducia dell'allenatore e per questo motivo dovrà essere valutata la sua posizione. A quel punto si vedrà se effettivamente fare un investimento nell'immediato. Resta comunque un'impresa abbastanza difficile, nel senso che inserire un difensore centrale in questo momento è tutto da verificare, e poi c'è sempre il solito discorso: se lo prendi giovane e investi, lo fai in prospettiva; se lo prendi già affermato, lo fai perché vuoi adesso raggiungere un obiettivo. Bisogna capire anche un po' bene che cosa hanno in testa i dirigenti riguardo a quella che potrà essere a quello che potrà essere lo sviluppo della stagione, di questa stagione, per capire se loro pensano che effettivamente Milan possa davvero lottare fino alla fine per la vittoria in campionato. E allora qui si potrebbe aprire un discorso anche di inserimento di giocatori consolidati, oppure se il quarto posto resta il massimo obiettivo raggiungibile a detta dei dirigenti, allora a quel punto magari si fa un investimento a lungo termine per andare poi a rinforzare la squadra in estate, quando si potranno avere delle entrate diverse, si potranno fare dei conti diversi per allestire una squadra competitiva sui due fronti. Naturalmente nella prima visione, cioè nella visione della possibilità di vincere il campionato, allora il discorso ad esempio del Papu Gomez, al quale si è parlato, potrebbe anche in un certo senso starci, sempre che lasci l'Atalanta a gennaio, cosa che appare probabile. Però sarebbe l'ennesima integrazione di un reparto, quello dei trequartisti, che mi sento di dire sia piuttosto coperto, perché tra Brian Diaz, tra Çalhanoğlu, lì direi che siamo a posto, no? In quella zona andare a mettere anche il Papu Gomez, per quanto non si discuta come giocatore assolutamente, sia in termini di numeri, di prestazioni negli ultimi anni, giocatore assolutamente importante che conosce il campionato, che potrebbe dare veramente una mano da subentrato e in alcune circostanze anche da titolare. Tra l'altro un giocatore che ha anche la capacità di correre lungo il campo, di coprire ampie zone, di essere abbastanza utile anche in fase di non possesso. Non lo so se sarà una pista praticabile, proprio perché c'è un discorso che, piuttosto che metterci un altro trequartista, c'è anche Daniel Maldini tra l'altro, io credo che la società andrà nella direzione di altri reparti, proprio perché, a meno che non si siano messi in testa che adesso è necessario introdurre questo tipo di giocatore, secondo me, siccome i progetti comunque e la progettualità dei nostri dirigenti si sposta sempre un po' più in là nel tempo, vedo difficile una soluzione del genere. Staremo a vedere. In ogni caso, gennaio ormai dietro l'angolo, per fortuna, nel senso che ci lasciamo alle spalle quest'anno che è stato buono solo per il nostro Milan, e per il resto poi vedremo quali saranno le valutazioni. Però tra oggi e il mercato ci sono 3 partite, e queste 3 partite andranno affrontate con la giusta determinazione, con la voglia di chiudere l'anno bene, così come l'abbiamo sviluppato fino a questo momento, per cercare di mantenere il primo posto in classifica. È chiaro che siamo tutti consapevoli che forse strutturalmente e da un punto di vista di ambizioni ci sono squadre che partivano un po' avvantaggiate rispetto a noi. Dopo è chiaro che lungo il percorso possono accadere tante cose: spogliatori che si sfasciano, giocatori che si infortunano, perché comunque non è che gli infortunati li abbiamo solo noi. Per questo motivo credo che si possa dire che i giochi sono completamente aperti. Io non ho la convinzione che il Milan possa vincere il campionato, però ho la speranza, nel senso che io vedo una squadra viva, una squadra che comunque, nonostante non abbia fatto sicuramente la miglior partita in senso assoluto con il Parma, è riuscita a non perdere, e questa è una cosa importante, che ha delle risorse, è un gruppo che vuole arrivare in alto, e in più appunto un Ibrahimovic che, al di là di quelle che sono le chiacchiere, è uno che fa. Attendo le vostre considerazioni e nel frattempo vi auguro un buon martedì.